No, qua ci buttiamo qua. Vuoi targa polacca? È come ogni inizio video che si rispetta, amma Pabanzain! Lo sapete? Lo conoscete il giapponese che fa Madonna Takaino? Vedete che c'è un matino, ma Madonna Takaino! Vreda! Shoot Kaiten! Guarda questo come sta camminando. Ma che cazzo è questo coso? Ma che cilindra dai, fratello? Vedi, si libera un posto e Luchetto si infezza. 1,76. Bello, bello, 1,76, croccante, bello croccante. Mo' pulisso, vorrei pulire un po' questo parabrezza, perché altrimenti vi lamentate che è sporco. Giustamente, perché fa schifo. Fa schifo, che è sta cosa verde che avvicina? Giustamente vi lamentete. È come darvi torto che non vedete un cazzo. Ci avete molta ragione. Lamentatevi più spesso, così lo pulisco più spesso. Guarda, c'è pure questo aspetto. Vorrei avere la metà, ma giusto la metà, ma anche un terzo dei soldi che hanno quelli che si comprano la 500 elettrica. Ma perché buttare tutti i tuoi soldi per una 500 elettrica, bro? Perché vuoi male al tuo portafoglio? Allora, mi trovo un bivio. A sinistra vado a Capodichino, a destra vado a Piscinola. Devo andare a Napoli, dove vado? Aspetto 5 secondi, voi decidete. Piscinola? Avete detto Piscinola? Mi sembra una puntata di Topolino. Ecco lo strumento pure misterioso. Ah, che cazzo è sto traffic? Wow, che cazzata che ho fatto. Yeah, che palle. Mannaggia, tutte barba papà, mannaggia. Mannaggia, tutte barba papà. Allora, siccome io non sono strumento, il traffico non me lo voglio fare. Ho sbagliato perché dovevo andare là, quindi che faccio? Mi faccio il contromano e vado a Capodichino. Mi scuso per il contromano, ma non me ne fatta proprio. Bella perché ha scelto Capodichino. Sciatto 5, bro. Ma guarda Antonino Cannavacciuolo, ma. Che figlio di bucca. Oh, fra. Porco di... Un po' sta bene, penso. Ma tutto da solo, però, perché non vedo macchine. È la seconda ambulanza, perché? Va, bella domanda. Perché due ambulanze se c'è uno solo? Guarda che cristiano che sono, ma. Guarda qua, mi fermo sempre sulle strisce. Ma chi è che si ferma sulle strisce a Napoli? Ma chi è? Queste non sono strisce, quindi non mi faccio passare. Capi come funziona? Prego, prego. Fateci caso, come tutti, ma dico tutti, sono diffidenti nell'attraversare a Napoli, perché sanno benissimo che nessuno si ferma. Permesso, non vorrei disturbare. Oh, a te non ti ho proprio visto, mi dispiace, stavo guardando la bella guaglioncella. Quando c'è la festa non si guarda altro. Signora, com'è venuto il video, signora? Signora, come sta venendo il video, signora? Polizia municipale, ma ti stai parcheggiando per caso sulla pista ciclabile? Polizia municipale, ma quella è la pista ciclabile. Cara polizia municipale, dovresti fare le multe a chi si parcheggia sulla pista ciclabile e non parcheggiarti anche tu. Però del resto, se non puoi batterli, uniscili. Se non puoi batterti, unisciti a loro. Uscite piano piano. Bello, zii, mi è piaciuto come hai dirigito il traffico. Più vigili come te. Ah, wow, corro su un'auto tedesca. Spingo e fa. Ah, questa straniera. Ripperoni per il ragazzo. Con la targa polacca, tra l'altro. Prego, ragazzi, prego. No? Avete paura? I turisti. E qua parte la strategia, sali sul marciapiede. Vedi, la strategia, sali sul marciapiede, schippa tutti i semafori, funziona sempre. Poi lascia stare che acchiappo le multe, non fa niente. Questa galleria ha due problemi: puzza di merda in una maniera incredibile e fa un caldo assurdo. Quindi fatemi uscire, per piacere. Grazie. Permesso, permesso. Mamma mia, che puzza di merda. Mamma mia, mamma mia. Ma non si spiega com'è possibile che puzzi così tanto. Ho capito i gas di scarico e tutto il resto, però che cazzo sono le. Si tiene palle scina a basso palazzo, fra. Ma io vengo sempre in questi posti che lo so che c'è il traffico incredibile. Ma che cazzo ci vengo a fare? Perché vengo qua se so che c'è il traffico? Pezzi di merda, fatemi passare. Qua che non è attuabile la strategia, passa sul marciapiede. Dovete levarvi dalle palle. Ah, questa panda blu qua in mezzo, perché?
Permesso. Il pullman del Napoli. Vado tutto quanto. E il Porsche devo stare molto attento a come lo sorpasso. Ma come odore di pasta e patane, ma che. Ma è bella pasta e patane, mamma mia. Attenzione, sono rimasto bloccato. Permesso. Ragazzi, fate i bravi. E mo ce lo facciamo tutto esaurito, ciclista di merda. Ciclista di merda. Dallo un'occhio quando ti butti. No, qua ci buttiamo qua. Vuoi targa polacca? Oh! Ma che fa? Ma che ci fa? Ma ferma annanzi, tu vieni ancora lì, ma ferma annanzi! Ma tu stai perdendo la cava, come tu mi tossi tanto tu orto! Tutto a posto, tengo la telecamera, tutto a posto. Però tu trovo con me che se tu mi tossi la rete, la colpa è la tua. A posto, perfetto. No, perfetto. Oh sì, ma non ci fatto male, ma non ci fatto male, andate a voto. Guarda che mannaccia. Ma hanno poco ruccio, ma hanno poco ruccio. Cioè, ci capi tutti quelli che ho pulito, ma hanno poco ruccio. Un minimo proprio. Allora, lì si è andato, si è frenato. Si è venuto, non è che stiamo correndo, si è visto. Ma non significa niente, stiamo a mezzo traffico a prescindere, non potremmo correre. Però siamo venuti in gol, non potete dare la colpa a me che ci sono andato bello e buono, perché siamo andati a mantenere la distanza di sicurezza. Mannaggia ma. L'importante è che non mi sono fatto male io e non si è fatto niente il motorino. Poi per il resto non me ne fotte proprio. Mannaggia. Ci ha capito, lo stress, lo traffico, tutto a posto, tenete ragione. Però nel momento in cui sto un cannanzo, la stanchezza, tutto a posto. Però non mi raccomando, perché mo non è successo niente, va buono, ma succedeva qualcosa. Giustamente, io ho già frenato. Infatti no, va buono, basta che non si è fatto niente. Poi mi ha fatto ridere perché poi il signore voleva avere ragione, capito? Cioè tu mi vieni addosso, porco d***o, mi vieni addosso da dietro, c'hai tu ragione, come funziona il mondo? Non l'ho capito questa cosa. Vabbè, la cosa bella, no, è che mi sono sentito tozzare da dietro, piano piano, poi ha continuato, quindi o stava sul telefono, molto probabilmente stava sul telefono e non mi ha visto proprio, molto molto probabilmente. Falla facile che sia così. Banane, io vi mando un bacione. Un bacio grande, se vi va. Cliccate il tastino iscriviti. Mi date una mano immensa, veramente immensa. Ma soprattutto mi aiutate a mettere la benzina nella sacca. Un bacione, vai giù. Alla prossima. Comunque o sto ubriaco o quel coso sta volando. Poi magari sto ubriaco, però sta volando.